Programma di allenamento completo per bruciare grassi, tonificare muscoli e migliorare la salute. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Esegui movimenti lenti e controllati per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Prossimo esercizio, passo laterale e squat. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Prossimo esercizio, squat con calcio laterale. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Se trovi il video interessante, condividilo. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Prossimo esercizio, jump squat. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Prossimo esercizio, frog squat pulsato. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Esegui movimenti lenti e controllati per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Prossimo esercizio. Affondo posteriore incrociato. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non poggiare a terra il ginocchio della gamba posteriore per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Scarica l'applicazione per un programma completo. Non superare la punta del piede con il ginocchio anteriore per evitare danni alle articolazioni. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Senza sforzo non ci sono risultati. Prova sempre a terminare l'allenamento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Sumo squat. Cinque, quattro, 3, 2, 1. Pronti? Via!
Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Prossimo esercizio, jump jump squat. Pronti? Via! Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci laterali carponi. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio. Slancia i posteriori carponi con incrocio, gamba a 90 gradi. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Non ruotare lateralmente il bacino per favorire l'incrocio delle gambe. La schiena deve essere sempre ben dritta. Prossimo esercizio. Slanci posteriori ai carponi a 90 gradi. Pronti? Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Iscriviti al canale per ricevere nuovi video. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Prossimo esercizio. Slanci posteriori puzzati, gamba a 90 gradi. Pronti? Via! Se non ce la fai, invece dei molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Fai attenzione a non inarcare o curvare la schiena durante il movimento. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! L'ideale è eseguire il workout 4 volte a settimana.
Mantieni il piede a martello e la gamba a 90 gradi per un lavoro muscolare ottimale. Per aumentare i benefici, ripeti l'allenamento più volte. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. 5, 4, 3, 2, 1. Stop!